Cristian Ghedina e il golf, un matrimonio abbastanza difficile. No, pensavo un bel matrimonio, perché oggi mi è andata bene. No, però non è il mio sport, è uno sport bello perché stai comunque all'aria aperta, nel verde, respiri aria sana. Però è uno sport troppo lento per le mie caratteristiche. A me piace un po' di adrenalina, rischio, velocità. Se ci fosse una gara di golf in velocità, chi arriva prima a fare 18 buche e poi dopo calcolando anche il punteggio, allora mi piacerebbe. Però così no, è bello, insomma, se sono con gli amici, c'è la bella compagnia, mi diverto anche io, però sono poche le volte che ci gioco. A proposito di velocità, tu dopo lo sci i motori, so che prossimamente hai una gara molto importante. Sì, adesso fra una settimana, il weekend prossimo, sarò a Misano dove farò la mia quarta gara di campionato. Quest'anno corro nel campionato Superstar con una BMW 550 del team GDL e sta andando così. La prima gara sono stato fortunato, ho fatto un terzo posto e poi le altre due, Monza e Magione, ho fatto settimo e settimo. Questa qua spero adesso di andare meglio, questa qui di Misano, perché sono stati fatti dei lavori sulla macchina, gli scarichi, il motore anche, un pochino l'assetto, dovrebbe andare meglio la macchina perché avevamo un po' di problemi, ce l'hanno consegnata tardi, non l'abbiamo sviluppata e quindi bisogna sempre lavorarci e progredire, migliorarla e adesso spero di essere insomma competitivo con gli altri come mezzo. Come si dice in tutti gli sport, in bocca al lupo. Vediamo se hai qualche buona novità sul golf di Cortina, se ne parla ormai dal 1990, mi dicono che dovevano cominciare i lavori, non sono cominciati. Ma io anche, sai, mi sa che so tanto quanto te, io continuo a sentire voci, a Cortina purtroppo non ci sono mai perché ci starei volentieri, ma gli impegni mi chiamano, vado sempre in giro, non seguo tanto quello che è la realtà del paese. Io ho sentito come te che il golf doveva iniziare e non sapevo neanche, per me questa è una novità, non sapevo neanche che non avessero ancora iniziato i lavori, quindi mi coglio un po' alla sprovvista. Io spererei che sembra che siano tutto a posto con le carte e tutto, però non so quale sia il motivo per il quale non iniziano i lavori. Allora diamo una notizia in più per i nostri telespettatori, il problema è che due cortinesi hanno ricorso al TAR. E purtroppo i lavori cominceranno, speriamo, ad autunno. Ah, speriamo che inizi, perché Cortina senza il golf, insomma, è quasi dire Cortina senza pista da sci, perché il golf adesso c'è in ogni posto e Cortina, un paese come Cortina che non abbia un golf è veramente triste. E poi il golf è un bel vedere, ci sono i prati curati, un bel ambiente, non vedo perché, quali possono essere i problemi, forse i proprietari dei terreni, però penso che facciano, adesso curano anche sempre di meno i territori, i prati li seguono sempre meno. E quindi un golf si terrebbe sempre il prato bello tagliato, rasato e sarebbe anche un bel vedere. E poi Cristian, credo che sia importante che Cortina abbia anche i mondiali di sci del 2013. Questo anche sarebbe bello, io me lo auguro, purtroppo io lì ai mondiali non potrò sicuramente fare l'atleta, anche se sarei andato avanti, se non fossi stato, non avessi avuto problemi di schiena sarei andato avanti fino a esaurimento scorta, esaurimento forze, però purtroppo ho dovuto ritirarmi per problemi fisici e spero di esserci magari da allenatore o da insomma, aiuto o far parte di qualche ente, qualche cosa, dare una mano anche io, dare il mio contributo per i mondiali se verranno assegnati a Cortina nel 2013. Io credo che Ghedina avrà nel mondiale 2013 un ruolo molto ma molto più importante, se lo merita per il grande campione che è stato.